che riguarda il progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PA, che rientra nel programma più ampio Italia Login, la casa del cittadino. Agid è il committente di Formez che realizza le attività. Questo ciclo di webinar si inserisce nell'ambito delle attività della linea 1, che è quella della gestione per la transizione al digitale della pubblica amministrazione. Come sapete, questo appunto è il nostro terzo appuntamento. Abbiamo iniziato il 9 novembre, descrivendo la circolare del 1 del 20 gennaio 2021, che appunto dà l'avvio all'attività di monitoraggio e di governance dei contratti ICT, e abbiamo parlato in quell'occasione dell'approccio al monitoraggio che bisogna avere. E abbiamo continuato il 23 novembre, mercoledì scorso, cercando di capire attraverso le informazioni che ci hanno fornito i nostri esperti come si costruisce il documento di screening. Oggi, diciamo, parliamo di come si costruisce complessivamente il piano di monitoraggio. Come sapete, i nostri esperti sono, riconoscete, sono Maria Luisa De Santis e Andrea Susa, di Agid, vi hanno portato, diciamo, a questo terzo webinar proprio illustrandovi tutti gli aspetti del tema. Io vi ricordo che su questo tema abbiamo anche fatto un precedente ciclo di webinar che era costituito da 6 webinar, di cui trovate naturalmente informazione sempre su Eventi PA. Sempre mettendo nella barra in alto a destra tra le parole chiave monitoraggio ICT, vi collegate a questi e ai webinar precedenti. Vi ricordo che questo non è un ciclo di webinar, sono 3 webinar singoli, quindi voi potete scaricarvi autonomamente l'attestato di presenza dal da sistema alla fine appunto dei singoli webinar. Quindi vi chiediamo di dare una valutazione sul corso, e fatta la valutazione si può scaricare l'attestato di presenza. Vi autorizziamo per l'attestato di presenza se partecipate ad almeno 40 minuti rispetto alle 2 ore di webinar. Allora, vedo che siete aumentati. Io appunto nel frattempo abbiamo già provato audio e video di Maria Luisa De Santis. Maria Luisa vi riassumerà nella prima parte quello che è stato il contenuto del webinar precedente. Poi ci sarà una breve pausa caffè e riprenderemo con Andrea Susa su come si costruisce il piano di monitoraggio, argomento che vi avrà introdotto già Maria Luisa prima. Poi ci saranno le risposte alle domande che voi ponete in chat, c'è una coda di risposte del webinar precedente a cui i nostri esperti decideranno, poi vi daranno risposte, ma decideranno loro appunto quando farlo, se in fase di avvio oppure insieme alle altre che poi porrete oggi. Allora, io direi che do la parola a Maria Luisa, provo a vedere se si collega in video e audio, eccola, provo a parlare Maria Luisa. Mi sentite? Sentiamo, allora, buon Perfetto. webinar. Allora, buongiorno a tutti. Come sapete, questo di oggi sarà l'ultimo incontro legato al ciclo di webinar previsto per l'annualità 2022, associata al monitoraggio dei contratti. Durante i 2 corsi precedenti abbiamo affrontato gli adempimenti previsti dalla circolare 1 relativa appunto al monitoraggio e vi abbiamo, diciamo, avvicinato alle metodologie adottate anche, diciamo, dal project management, soprattutto nel mondo privato. Riguardo alle domande che sono state presentate in coda al
al corso della settimana scorsa, come già fatto nella settimana scorsa, riepiloghiamo alcune delle domande che insomma, ci sono sembrate diciamo abbastanza significative, perché comunque il ruolo delle figure legate alla transizione al digitale è fondamentale all'interno delle amministrazioni. Quindi è importante avere chiare quali sono i compiti e le responsabilità delle diverse figure coinvolte. La domanda che ci è stata posta era quella appunto relativa alla individuazione dell'insieme di contratti che devono essere o che possono essere sottoposti all'attività di monitoraggio. Durante il primo webinar vi ho illustrato i criteri secondo i quali la circolare individua i contratti, diciamo, di interesse per Agid, criteri sia di tipo economico e diciamo, definiti criteri di impatto, affiancati dai criteri di impatto, che sono quelli appunto che risultano, ecco, magari un pochino di difficile comprensione, non sono così immediati come quelli economici. Allora, proprio per questo uno dei vostri colleghi ci ha chiesto di evidenziare l'individuazione della tipologia di della tipologia appunto dei contratti presenti all'interno dell'amministrazione da chi debba essere fatta. Allora, diciamo che il ruolo e la figura, come tutti sappiamo, definita all'interno del CAD è quella del responsabile della transizione al digitale. Responsabile della transizione, come vedete all'interno della risposta, abbiamo utilizzato questo approccio, cioè quello di riportarvi in corrispondenza delle domande, perlomeno dove sono espliciti i riferimenti della circolare, in modo da eliminare qualsiasi tipo di dubbio. Allora, l'articolo 17 del CAD assegna, recita, in merito alla figura dell'RTD, il comportamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi. Lo svolgimento di un'analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è appunto gestito e associato alla figura dell'RTD. È ovvio, perché diciamo sin dalle nozioni condivise durante il ciclo di formazione dell'anno scorso, è ovvio che stiamo parlando comunque di un team di risorse associate all'attività di monitoraggio. Quindi, diciamo che formalmente l'attività di selezione dei contratti può essere associata all'RTD in, diciamo, affiancamento del responsabile del monitoraggio e del RUP, del DEC, del contratto, che ovviamente forniscono tutti i dettagli necessari per poter individuare gli elementi essenziali del contratto. La volta scorsa ci siamo anche soffermati su un aspetto fondamentale, che è quello di identificare gli obiettivi di ciascun contratto, i benefici e a seguito individuare i relativi indicatori. Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi di progetto, in presenza di adesioni a accordo quadro, ci ricordiamo che vengono definiti gli obiettivi di progetto in corrispondenza degli accordi quadro. Quindi uno dei vostri colleghi ci chiedeva se questi obiettivi di progetto possono essere associati e diciamo essere presentati sotto il cappello degli obiettivi di un contratto. Ovviamente ciò è possibile nel momento in cui gli obiettivi associati all'accordo quadro sono effettivamente perseguiti da quell'iniziativa contrattuale. Cioè all'interno di quel contratto sono previste delle linee, dei servizi, delle attività inequivocabilmente associate agli obiettivi in oggetto in questione.
Nel caso in cui gli obiettivi risultino, diciamo, di carattere generale, e ovviamente non siano legati strettamente alle linee e ai servizi del contratto in oggetto, ovviamente questa associazione perde di significato. Indicatori. Abbiamo parlato di indicatori, di risultato, indicatori di performance, indicatori di impatto. Indicatori in realtà vengono utilizzati appunto per verificare il raggiungimento dell'obiettivo previsto in fase di pianificazione associato al progetto, al contratto, perdonatemi. I KPI invece sono utilizzati nei contratti per valutare più che altro la qualità del servizio svolto dal fornitore. Quindi diciamo che i KPI non sono propriamente degli indicatori di monitoraggio, ma vengono utilizzati, ripeto, dalle amministrazioni anche definiti all'interno di alcuni contratti a priori proprio per valutare la qualità del fornitore, dell'attività svolta dal fornitore, eventualmente per poter poi segnalare in momenti successivi, in statistiche, in report, come sapete, ovviamente le attività dei fornitori costituiscono, dovrebbero costituire una sorta di garanzia per gli affidamenti nuovi. Ulteriore domanda sulla tipologia di contratti da prevedere all'interno del raggio d'azione del monitoraggio. Nel caso in cui la soglia dei contratti venga raggiunta sommando, abbiamo detto, adesioni a accordi quadro di diversi lotti che si sono eseguite nel corso del tempo, ebbene la risposta alla domanda che potete leggere è sì, cioè vanno messi sotto monitoraggio, vanno sottoposti a monitoraggio tutti i contratti esecutivi associati ad uno stesso accordo quadro padre che comportino il raggiungimento della soglia di 10 milioni. Nuovamente, quando si parla di un contratto vecchio, in realtà gli accordi quadro, le convenzioni hanno, diciamo, periodi temporali pari a 3-5 anni, quindi ecco, non vi chiediamo di intervenire su contratti, diciamo, che storicamente avete già, diciamo, riposto nel cassetto. Poi, per quanto riguarda le tempistiche della nomina del responsabile di monitoraggio associate alla tipologia di contratti da sottoporre di monitoraggio, la data della nomina del responsabile in sé non è diciamo, un fattore chiave, un elemento determinante per l'individuazione dei contratti. Come abbiamo ampiamente sottolineato nei corsi precedenti, la lista dei contratti deve essere inviata entro il 30 marzo dal responsabile del monitoraggio ed aggiornata entro il 30 settembre. Quindi in questa tempistica di azione la data di nomina del monitoraggio non ha, del responsabile del monitoraggio non ha alcun peso. Allora, nel caso in cui vi troviate invece di fronte a contratti che presentano un importo complessivo inferiore della soglia prevista dalla circolare, ecco, allora lì è necessario valutare un altro aspetto che è appunto la strategicità del contratto. In questo caso interviene l'RTD che insieme al responsabile del monitoraggio verificano se tale contratto rientra appunto negli obiettivi strategici dell'amministrazione. Come definito diciamo, dalle discipline di project management e dalle buone prassi, diciamo, le amministrazioni, e su questo non, diciamo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, identificano degli obiettivi strategici di qualsiasi tipo, in questo caso ovviamente ci limitiamo al caso dell'ICT, quindi obiettivi strategici IT,
vengono individuati dagli organi di governo che sono, diciamo, all'apice dell'amministrazione, definendo appunto una strategia. La strategia poi si trasforma in un programma IT attraverso appunto le figure competenti, quali i dirigenti tecnici. All'interno di questo programma compariranno i progetti che si tradurranno a loro volta in uno o più contratti. Quindi l'obiettivo strategico ovviamente si riterrà centrato nel momento in cui i contratti associati a quell'obiettivo strategico verranno correttamente ed efficacemente eseguiti. Ciò viene valutato attraverso l'utilizzo degli indicatori di risultato. Quindi su questo, insomma, è importante avere questa visione strutturale, diciamo, pratica dei ruoli e della definizione sui diversi livelli, appunto, delle progettualità che riguardano, gli aspetti tecnici. Iniziamo adesso a, diciamo, approfondire ciò che riguarda appunto la definizione concreta di un piano di monitoraggio. Come sottolineato durante il corso della settimana scorsa, durante il quale vi abbiamo illustrato come produrre un documento di screening nel singolo contratto, è importante sottolineare che questi documenti non sono altro che prodotti, quindi deliverable, di determinate fasi previste, tra l'altro, e definite puntualmente dalla circolare. Durante il primo corso, è stata posta una domanda, forse più un'osservazione da uno dei vostri colleghi, che ovviamente ci chiedeva, nel momento in cui noi delle amministrazioni inseriamo dati su SIMOG, inviamo dati all'ANAC, per quale motivo dobbiamo anche diciamo, farci carico di questo ulteriore onere, diciamo, che è quello previsto dalla circolare. La circolare definisce una metodologia, che è una metodologia che dovrebbe corrispondere co concretamente alla creazione di una struttura dedicata all'attività di monitoraggio. È corretto e oggettivo che buona parte dei dati che vi vengono richiesti sono inseriti all'interno del SIMOG o inviati all'ANAC. Su questo vi posso, diciamo, anticipare che stiamo comunque cercando di prevedere all'interno delle nostre attività e disponibilità anche finanziarie la possibilità quindi di digitalizzare la vostra, diciamo, gli adempimenti previsti da parte vostra in relazione al monitoraggio e abbiamo previsto ovviamente tutte le integrazioni e prevederemo tutte le integrazioni necessarie per far sì che voi non dobbiate comunque ritrovarvi a ricaricare dati più volte all'interno di diverse, diciamo, applicazioni barra piattaforme. Come vedete in questo grafico, ed è quello che insomma stiamo cercando di evidenziare a tutti i colleghi che incontriamo durante le nostre attività di affiancamento, che il monitoraggio costituisce un vero e proprio macroprocesso, costituito da diverse fasi che accompagnano, diciamo, l'amministrazione nella gestione corretta e quindi nella governance dei contratti IT. Leggendo i vari step, le varie fasi di questo macro processo, ritroviamo nella prima la verifica dell'applicabilità del monitoraggio, l'aggiornamento della lista di contratti, come
Quindi questi primi due step sono stati, diciamo, da noi affrontati nel primo corso del 9 novembre e rappresentano appunto quindi la determinazione della lista dei contratti sui quali poi andrete a svolgere le vostre attività. La terza fase, il terzo step, che è quella della revisione preliminare del contratto, come abbiamo visto la settimana scorsa, prevede appunto come prodotto, risultato per ciascun contratto, il documento di screening. A questo punto ci occuperemo appunto di come pianificare l'attività di monitoraggio. Abbiamo già sottolineato che Agid non dà indicazioni perentorie sulle modalità con cui effettuare questo tipo di attività. L'amministrazione, nella persona dell'RTD, del responsabile del monitoraggio, individua liberamente, secondo la propria organizzazione, secondo il contesto, scusa, non solo organizzativo, ma anche, diciamo, temporale in termini di disposizione di disponibilità di risorse umane, di disponibilità di risorse finanziarie, decide autonomamente in che modo svolgere l'attività di monitoraggio, ossia costituendo un gruppo interno all'amministrazione o rivolgendosi ad un fornitore esterno con affidamento di un servizio, come siete, diciamo, quotidianamente abituati a fare. Abbiamo in realtà tre possibilità diverse, tre scenari diversi, che sono quello costituito da un monitoraggio light, ossia quello in cui un monitore riceve i dati dalle figure responsabili dei singoli contratti, RUP e DEC, e li elabora, fornendo ovviamente tutte le informazioni necessarie ad una corretta gestione, ad una corretta governance. Monitoraggio puro, cioè al monitore vengono demandate non soltanto l'elaborazione dei dati, ma anche alcune attività di supporto al gruppo interno, eventualmente. Monitoraggio hard, quindi soluzioni chiave in mano. Al monitore esterno viene completamente affidato il compito di svolgere tutti gli adempimenti non solo previsti dalla circolare, ma ovviamente anche attività definite e ritenute dall'amministrazione utili al fine di rendere efficace l'attività di monitoraggio. Vi dicevo prima, è importante sottolineare che il monitoraggio è un insieme, quindi un macro processo, quindi un processo costituito da dei sottoprocessi che possono essere definiti puntualmente, ma che in genere, almeno cioè, andiamo a vedere qual è il contenuto minimo, cioè quali sono i processi minimi per riuscire a gestire correttamente l'attività di monitoraggio. È necessario definire la modalità per l'individuazione degli obiettivi e degli indicatori, di cui abbiamo parlato prima. Quindi, obiettivi strategici, indicatori, obiettivi dei singoli contratti, indicatori per verificare il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi, in termini tecnici, l'output di questo processo è rappresentato dal deliverable scheda obiettivi e indicatori. Secondo processo, modalità di verifica dello stato di avanzamento, lavori e costi. In questo caso, il deliverable, l'output, è costituito dal report di avanzamento lavori e costi. Banalmente, poi vedremo come può essere, diciamo, scomposto il processo di verifica dello stato di avanzamento di un progetto. Poi
modalità di verifica dei livelli di servizio e KPI, di cui abbiamo parlato anche durante il corso della settimana scorsa, modalità di verifica e gestione delle non conformità. Anche in questo caso avremo un output che è costituito dal report delle gestioni delle non conformità. E infine la gestione della comunicazione. L'obiettivo nostro è quello di definire insieme a voi una sorta di approccio standard al monitoraggio. Io personalmente ho lavorato in un ente locale per tanti anni, gestendo appunto i sistemi, i servizi informatici, quindi diciamo che ho toccato con mano la realtà di molti colleghi che sono, diciamo, qui collegati oggi. E tutti sappiamo che spesso la realtà è ben diversa, diciamo, dall'approccio teorico che si potrebbe avere nella gestione dei contratti all'interno di un ente. Esistono i silos, esistono i compartimenti stagni all'interno delle amministrazioni e da questo punto di vista l'obiettivo del monitoraggio è quello di abbatterli. Perché questo, vi garantisco, è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi, diciamo, ambiti che tutte le amministrazioni oggi si pongono, seguendo ovviamente le direttive nazionali legate non soltanto al piano triennale dell'informatica, alla strategia del cloud, ma anche, diciamo, agli obiettivi e ai progetti previsti dal PNRR. Spesso, ancora oggi, nei confronti con le amministrazioni, individuiamo realtà in cui dipartimenti o servizi appartenenti ad uno stesso ente gestiscono in modo, diciamo, indipendente, non correlato, non standardizzato le procedure di monitoraggio, i contratti. E in realtà l'attività e la struttura legata al monitoraggio dovrebbe definire una modalità standard, adottata poi da tutti i RUP e da tutti i DEC che sono presenti all'interno dell'amministrazione, indipendentemente dal dipartimento o dal servizio o dall'ufficio, nel caso di, diciamo, enti di dimensioni più piccole, a cui il contratto fa capo. Nelle aziende private noi sentiamo spesso parlare di metodologie quali project management, agile, insomma, poi ne abbiamo diverse, ci sono anche quelle, la PM2, che è la PM Square, scusate, che è associata, diciamo, alla Comunità Europea. Quindi diciamo che le fonti, le realtà che sono a contatto con la pubblica amministrazione ci spingono a utilizzare un approccio diverso da quello utilizzato sinora, che è appunto quello della standardizzazione dei processi, legata in questo caso all'attività di monitoraggio. Come vi dicevo prima, una volta definito il perimetro di applicazione delle attività, è necessario pianificare. Immaginate la fase di progettazione nel momento in cui aderite ad una convenzione o anzi a un accordo quadro. Deve essere definito il piano di fabbisogni, piano di fabbisogni che poi si trasforma in un progetto di fabbisogni e diventa il core del vostro contratto. Siamo in una situazione simile, ossia in questa fase è necessario pianificare. Il monitoraggio non è diciamo, un insieme di attività che si, come dire, si improvvisano, durante la gestione del contratto, ma devono essere definiti a monte, dal responsabile del monitoraggio, dai RUP e dai DEC che collaborano e gestiscono i contratti in oggetto ed eventualmente con supporto di figure esterne.
necessario quindi pianificare, definire nel dettaglio come svolgere un'attività di monitoraggio prima di iniziare l'esecuzione del contratto, perché altrimenti ovviamente l'attività, diciamo che è contaminata dal day by day. Quindi prima di iniziare si definiscono quelle che noi definiamo appunto procedure o modalità operative per garantire l'efficacia delle attività. L'altra, diciamo, nel corso precedente ci siamo fermati alla definizione quindi del documento di screening che rappresentava appunto il de deliverable della fase di revisione preliminare del contratto. Abbiamo sottolineato che a questo punto passiamo alla fase successiva, che è rappresentata appunto dalla pianificazione. L'output della pianificazione, il deliverable della pianificazione e il piano di monitoraggio. Piano di monitoraggio viene associato al singolo contratto e in realtà è un piano all'interno del quale si vanno a definire con dettaglio e rigorosità le attività, i tempi e le modalità con cui l'attività verrà eseguita. Il piano di monitoraggio non è rappresentato solo da un Gantt, non è rappresentato semplicemente dalla lista delle attività, non è rappresentato dalla lista dei processi generici. Vi sottolineo che ci stiamo soffermando in particolare in questa, diciamo, versione, in questa edizione del corso sul documento di screening e sul piano di monitoraggio, perché come sapete entro il 30 marzo avremmo dovuto ricevere i documenti di screening e i documenti di monitoraggio di gran parte delle amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della circolare. Abbiamo esaminato i documenti, alcuni ovviamente i documenti che ci sono stati inviati, e sulla base appunto delle osservazioni che potremmo fare e faremo direttamente alle amministrazioni che insomma, hanno redatto tale documentazione, cerchiamo appunto di sfruttare la documentazione che ci è stata inviata finora, proprio per sottolinearvi come correttamente produrre un piano. Questo per dirvi che in alcuni casi si è inteso il piano di monitoraggio come un documento costituito unicamente dal Gantt o in altri casi dalla lista delle attività. Vi ho, diciamo, suggerito di paragonare un piano di monitoraggio a un piano dei fabbisogni. Nel momento in cui voi andate a definire il piano dei fabbisogni, avete, diciamo, progettate, no? La vostra applicazione, il vostro servizio. Quindi andate a coprire tutti gli aspetti che riguardano la gestione del contratto, quindi dalla schedulazione delle attività, ai costi, alla definizione delle figure coinvolte. In realtà, quindi il piano di monitoraggio ha queste, diciamo, questi contenuti. Adesso lo vedremo nel dettaglio. Il piano deve essere inviato da Agid, come vi dicevo poc'anzi, insieme al documento di screening, entro il 30 marzo di ogni anno. Oppure il 30 settembre, in base ovviamente alle tempistiche di invio sono condizionate alla data di stipula del singolo contratto. L'invio all'agenzia consente, appunto, come vi dicevo, di darci una visione unitaria di come l'amministrazione sta affrontando al proprio interno l'attività di monitoraggio. Quindi il documento, insieme alla nomina del responsabile
al documento di screening ci forniscono, ecco, un'ampia e dettagliata visione di come l'ente lo sta, diciamo, sta implementando l'attività al proprio interno. Tra l'altro, Agit, come fatto per il documento di screening, abbiamo previsto dei template per il piano di monitoraggio. Template ovviamente che rappresentano semplicemente degli schemi, dei documenti da prendere come riferimento, okay? All'interno dei quali ovviamente vanno inseriti tutti i contenuti legati, contestualizzati al contratto in esame. Sul sito quindi troverete il template legato al caso in cui l'amministrazione scelga di procedere con la costituzione di un gruppo di monitoraggio interno e, o nel caso di affidamento all'esterno. Vediamo quindi quali sono finalmente le informazioni essenziali, cioè le informazioni che devono essere categoricamente presenti all'interno del piano. Innanzitutto la descrizione del team di lavoro, il gruppo di lavoro con ruoli e responsabilità. Descrizione degli obiettivi previsti. Descrizione dei processi e delle attività di verifica previste. E soprattutto le modalità di svolgimento, con indicazione quindi delle tempistiche, delle risorse e degli strumenti utilizzati. Indicazione delle milestone per l'attività del monitoraggio e per il rilascio appunto dei rapporti di riepilogo. No, ci sono fornitori che forniscono stato di avanzamento addirittura mensili. Alcuni considerano per un'attività di monitoraggio la necessità di averli trimestrali. All'interno di questi stati di avanzamento possono essere diciamo, richieste un set di informazioni ritenute necessarie per le amministrazioni. Quindi tutte queste informazioni devono essere collezionate all'interno del piano. Infine, le date per la conduzione delle riunioni con le amministrazioni e il fornitore, determinati rilasci di deliverable contrattuali. Quindi, prima di iniziare, di far partire l'esecuzione del contratto, si definisce come monitorarlo, quali sono le procedure, quali sono le tempistiche, il gruppo di lavoro, ok? In modo da avere ben chiaro l'iter successivo e vi garantisco che pianificando le attività, quindi non allora diciamo che noi partiamo dal fatto che all'interno dell'amministrazione tutti avete diciamo un certo numero di attività ordinarie e quotidiane da portare avanti. Quindi inevitabilmente alcuni aspetti possono essere, diciamo, lasciati alla pianificazione quotidiana. E questa non è una prassi che garantisce poi il risultato, diciamo, del rispetto dei tempi e dei vincoli che abbiamo visto, la volta scorsa del contratto. Per questo vi stiamo, diciamo, un po', come dire, spingendo a pianificare l'attività. Allora, un secondo solo che abbiamo qualche problema con le slide. Ecco qua. Allora, vediamo nel dettaglio che cosa prevede lo schema che ritrovate pubblicato sul sito di Agid e quali sono in concreto le informazioni che vi vengono richieste al momento della definizione del piano. Vi ricordo poi che nella seconda parte del corso con il collega Susa entrerete nel dettaglio e quindi affronterete un caso pratico.
Abbiamo pensato di strutturare, diciamo, questa edizione del corso in questo modo proprio per dare concretezza all'attività che stiamo svolgendo. Quindi, prima parte del piano di dottorato, ovviamente, inequivocabilmente, identificazione del contratto, quindi identificazione e descrizione dei dati che identificano il contratto. Descrizione dell'iniziativa contrattuale, descrizione dei servizi, degli obiettivi ed elenco dei documenti correlati. Quando parliamo di descrizione dell'iniziativa, vi chiediamo cortesemente di non inserire semplicemente l'oggetto del contratto, perché l'oggetto del contratto è chiaro. Ovviamente non è sufficiente per dare ad un esterno, che in questo caso siamo noi, una visione completa del contesto all'interno del quale il contratto viene inserito. Ok? Descrizione dei servizi contrattuali, anche in questo caso, spesso nell'adesione di accordi quadro, di convenzioni, si riprendono perissequamente i servizi indicati dalla convenzione o dall'accordo quadro. Ma in realtà l'amministrazione questi servizi li contrattualizza, ma li contestualizza anche, cioè sono servizi che sono utilizzati per fare una determinata cosa. Quindi nel documento di monitoraggio vi chiediamo, diciamo, un piccolo sforzo di contestualizzare i servizi previsti, ripeto, in modo da essere chiari. Considerate che la lettura di questo documento, parallela alla lettura del documento di screening, devono essere, devono risultare esaustive ai fini della comprensione del contesto dell'amministrazione. L'elenco di tutti i documenti correlati. Documenti correlati, ne abbiamo parlato ampiamente di quali sono i documenti, qual è la documentazione legata ad un contratto. Non è il singolo contratto, non è il singolo capitolato, bensì l'insieme di tutti i documenti che diciamo costruiscono la storia del contratto, no? Il contratto arriva da un'iniziativa progettuale che può essere stata diciamo prevista o con una determinata contraria, nel caso si sia fatta una gara, o con una determina di adesione ad una convenzione, con un piano di fabbisogni, un progetto di fabbisogni, un capitolato, eventuali proroghe, quindi tutta la documentazione che riguarda l'iniziativa. Ritorniamo alle procedure e ai processi necessari per il monitoraggio, perché diciamo che rappresentano un pochino l'elemento chiave di questo documento, perché diciamo gli altri che vedremo, fatta eccezione per i deliverable e per i vincoli, diciamo sono un po' più immediati da ricavare, mentre sui processi, sulla definizione dei processi e delle procedure, ovviamente vi chiediamo uno sforzo maggiore. Però vi ripeto, alcuni sono fondamentali, cioè rappresentano il nucleo minimo per una corretta definizione del piano di monitoraggio. Li ripetiamo. I processi che non possono mancare sono appunto rappresentati dalle modalità di verifica dello stato di avanzamento lavori e costi, che rappresenta in realtà il core di un'attività di monitoraggio. Le modalità di verifica dell'avanzamento degli obiettivi e degli indicatori. Se ho un contratto triennale, dopo 18 mesi di esecuzione di tale contratto, io vorrei sapere che percentuale di raggiungimento dell'obiettivo si è verificata, nel senso che se dopo 18 mesi sono al 30% del mio obiettivo, devo fare delle azioni correttive che possono tradursi in modifiche riguardo alle tempistiche, agli avanzamenti contrattuali, agli stati di avanzamento previsti. Come abbiamo visto, i vincoli di un progetto sono rappresentati da ambito, tempo e costi. Se modifico
uno di questi elementi, gli altri due vengono modificati di conseguenza, quindi devo cercare di riportare l'equilibrio iniziale. E questo quindi è fondamentale, la misurazione dell'obiettivo. Modalità di verifica dei livelli di servizio dei KPI. In relazione ai KPI e ai cosiddetti SLA, Service Level Agreement, ovviamente sono strumenti adottati soprattutto per verificare la qualità del lavoro svolto dal fornitore. E mi faccio presente, in merito al lavoro svolto finora, che in alcuni casi, anzi nella maggior parte dei casi, gli SLA che vengono definiti non risultano poi misurabili. Quindi, voglio dire, in questo caso, ha poco senso definire degli SLA che in realtà poi, nel momento in cui alla chiusura del trimestre risulta una verifica e quindi un riscontro degli SLA, non è possibile farlo. Modalità di verifica e gestione delle non conformità. Tutto ciò che non risulta conforme e tutto ciò che è previsto, che si differenzia dalla fase di progettazione, ovviamente deve essere gestito. Deve essere gestito a secondo, ovviamente, della gravità delle non conformità rilevate. Inutile dire che, ovviamente, il monitoraggio interviene nella fase di esecuzione di un contratto e che l'obiettivo fondamentale è che ciò che risulta eseguito rispetti fedelmente quanto è stato pianificato. Quindi vi ricordo, ma come tutti ben sapete, che la fase più importante in realtà è proprio la progettazione, perché un servizio, un contratto che scaturisce da un progetto dettagliato in termini di attività, di schedulazione e di costi, diciamo è un gran risultato, perché diciamo che si è già a metà dell'opera. Perché è molto più facile monitorare e garantire una corretta esecuzione di un contratto associato ad un progetto iniziale puntualmente definito che trovarsi a dover gestire varianti, modifiche dei servizi, varianti temporali, varianti, insomma, è abbastanza complicato. Quindi avere una gestione, diciamo, lineare dell'esecuzione favorisce e garantisce maggiormente la raggiungibilità del risultato. È un esempio di scomposizione di un processo. Ah, chiedo scusa, mi sono distratta, dovevamo. Ah, no, continuiamo dopo, mi sono persa io. Vediamo l'esempio di un processo. Esempio di un processo che appunto è quello dello stato di avanzamento della direzione lavori, che come dicevo prima, come ribadisco, è il core di una corretta esecuzione. Vediamo in che modo si può scomporre, quali sono in realtà le fasi fondamentali di questo processo. Vi sottolineo che avremmo potuto affrontare la definizione dei quattro processi ritenuti minimi che vi ho descritto nella slide prima, ma ovviamente abbiamo dei problemi diciamo di ordine temporale. Quindi oggi stiamo cercando di darvi ovviamente un'infarinatura e di soffermarci sui punti fondamentali, però ovviamente i contenuti affrontati diciamo in questa lezione richiederebbero ulteriori approfondimenti che in questo caso, magari nel prossimo ciclo, ci proporremo di fare. Allora, ritorniamo al nostro processo. Da cosa in realtà bisogna partire per definire un corretto avanzamento, in termini sia di lavori che di costi? Dalla definizione della baseline. Per definire dove si vuole arrivare, ovviamente bisogna capire da dove si parte. Più che capire, bisogna definire puntualmente la situazione di partenza, che è indicata appunto come baseline. La baseline può essere, a secondo della tipologia di contratto, definita attraverso, diciamo, fondamentalmente i documenti contrattuali o, in alcuni casi, ad esempio,
faccio il caso dello sviluppo software, in tal caso dobbiamo avere ben presente qual è la dimensione del software sul quale andiamo a lavorare. Quindi consideriamo come baseline lo stato iniziale da cui si parte. È possibile valutare delle modifiche che possono essere soggette in corso d'opera, abbiamo detto, a limitiche varianti oppure a estensioni, insomma, proroghe, abbiamo diverse alternative. Cosa si fa quindi? Si acquisiscono gli stati di avanzamento e il lavoro da parte dei fornitori. Questi stati di avanzamento devono essere verificati dalla stazione appaltante. Voi tutti sapete che diciamo, i contenuti degli stati di avanzamento sono diciamo, soggetti sempre ad approfondimenti da parte dei RUP e dei DEC. Quindi ci sono fornitori che adottano un livello di dettaglio diciamo che può risultare completo, altri invece che richiedono comunque, come dire, di essere leggermente stimolati dalla stazione appaltante l'inserimento di più informazioni. Ecco perché parliamo di verifica degli stati di avanzamento e verifica anche delle attività che sono previste all'interno dello stato di avanzamento, in termini appunto di rispetto della pianificazione iniziale, ma non solo, anche in termini di impiego delle risorse, in termini di giornate persone o fashion point. Spesso ci si ritrova ad analizzare gli scostamenti, perché non è detto che lo stato di avanzamento in un tempo X risponda puntualmente a ciò che era stato pianificato in quel tempo. Quindi anche in questo caso ritorniamo sempre al mitico triangolo di progetto, quindi al dover garantire in qualche modo il rispetto dei vincoli inizialmente posti e a valutare diverse diciamo, tecniche di adattamento della gestione del progetto, sia in termini di tempo che di allocazione delle risorse, che in termini di costi, per poter raggiungere l'obiettivo inizialmente fissato. Dopodiché dobbiamo comunque soffermarci sulle eventuali non conformità. Queste non conformità devono essere, diciamo, gestite da parte della stazione appaltante, valutate e, ovviamente tradotte, in termini di, diciamo, penali o altro. La successiva produzione di report, quindi di informazioni che comunque possono essere, risultare utili per lo svolgimento delle attività successive e l'aggiornamento della baseline, quindi punto iniziale di partenza, punto di arrivo, vediamo ad oggi, mensile, trimestrale, semestrale o mensile che sia, aggiorniamo lo stato in cui ci troviamo, con tutte le informazioni a corredo. Quindi questo per darvi un'idea e ribadire ancora una volta che l'attività di monitoraggio non è semplicemente la raccolta dati legate a fatture o diciamo dati inseriti in altre piattaforme previste per le pubbliche amministrazioni, ma richiede proprio questi processi che vi consentono di mantenere il polso dei vostri contratti. Ritornando al piano di monitoraggio, vedo che il tempo, diciamo, l'abbiamo impiegato. Quindi cercherò di riassumere velocemente per rispettare la schedulazione. Organizzazione delle responsabilità, ne abbiamo parlato tante volte, quindi figure legate al contratto RUP e DEC, commissione di collaudo, figure che entrano in gioco con relative responsabilità per l'attività di monitoraggio, quindi responsabilità di monitoraggio, responsabile delle attività, fornitori. Per quanto riguarda le risorse, ovviamente l'elenco delle risorse che sono allocate a supporto del contratto, definizione puntuale delle modalità di comunicazione adottate
che sembrano un aspetto trascurabile, ma in realtà non lo sono, perché è necessario decidere quali sono le modalità, qual è, chi sono i destinatari delle comunicazioni a monte, in modo per evitare qualsiasi tipo di equivoco e soprattutto di perdita di informazioni importanti. La gestione del rischio è un aspetto, diciamo, abbastanza complesso che richiede un approfondimento, insomma, dedicato ed è legato a, diciamo, i rischi che l'amministrazione deve tener conto per poter comunque raggiungere gli obiettivi contrattuali, eventualmente come affrontare il rischio. Vabbè, vincoli e dipendenze esterne, ne abbiamo già parlato per quanto riguarda i vincoli, ed è necessario definire puntualmente aspetti quali la consegna dei deliverable dei fornitori, l'utilizzo degli strumenti esterni di non diretto controllo, ad esempio tutti conoscete il portale della fornitura, l'utilizzo di fornitori esterni per attività specifiche, quali ad esempio il quotation dei fashion point per la definizione della baseline in caso di sviluppo software, un audit, una revisione di un codice, insomma, ci sono vari aspetti. Per quanto riguarda i deliverable, è possibile, insomma, che ci sia una sorta di scambio tra stazione appaltante e fornitore, perché è necessario capire quali sono i deliverable, ma soprattutto i contenuti dei deliverable, proprio come stiamo facendo oggi, no? Il contenuto del piano di monitoraggio viene illustrato al fine di poter, diciamo, essere tra virgolette validato da AGID per la completezza dei contenuti riportati. Eventuali gestioni delle ripianificazioni, perché abbiamo detto che ovviamente i progetti che gestite, i contratti che gestite sono contratti complessi che si sviluppano in archi temporali, insomma, che vanno dai 3 ai 5 anni. Comunque è possibile che ci siano degli eventi da gestire, degli imprevisti da gestire, che ricomportino una ripianificazione delle attività. Ad esempio, nel momento in cui avete, diciamo, dipendenze esterne, no? Da un secondo contratto, da un secondo fornitore. È possibile che il contratto che state gestendo, essendo, diciamo, legato ad una gestione, di un secondo fornitore, possa portare dei ritardi. Le VBS, che non sono molto gradite, ma in realtà sono uno strumento importante, e vi aiutano proprio a scomporre la struttura del progetto in attività macro con indicazione delle milestone e dei deliverable. E infine Gantt, tutti conoscete. Quindi, ecco, abbiamo affrontato, ripeto velocemente, vista anche diciamo, le schedulazioni temporali previste, quali sono i contenuti del piano di monitoraggio. Spero di non aver dato una serie di informazioni che possono essere comunque, diciamo, utili per la vostra, insomma, le vostre attività e, soprattutto considerate che, fare questo tipo di documento, diciamo, in modo abbastanza, come dire, standard, vi consente poi di costruirlo anche quasi in automatico, su diversi contratti, fornendo poi una serie di informazioni non soltanto a voi, a noi, ma anche a voi, perché nel momento in cui tutti sappiamo, le informazioni vengono, diciamo, messe su carta, strutturate in un documento, vi risulta anche più facile, in un secondo momento poter procedere con, la gestione del contratto. Io direi che, per quanto mi riguarda, possiamo, insomma, ritenere chiuso il mio, diciamo, la mia esposizione e, nella seconda parte del webinar avrete l'opportunità appunto di entrare nel dettaglio della definizione del piano di monitoraggio con un caso concreto. Ecco,
Adesso volevo vedere se ci sono domande. Maria Luisa, c'è una Sì. domanda di Alessandro Antonio Zizzari e te l'ha fatta quasi a inizio webinar. Dice: nel caso di vecchi contratti, se ho usato la convenzione SG Consip e ho contratti terminati 2 anni fa, ma un unico ancora attivo con scadenza a marzo, devo rimettere tutti i contratti anche già chiusi in monitoraggio? Allora, un attimo, nel caso dei vecchi contratti, ok, ho usato la convenzione SG, ok, ho contratti terminati 2 anni fa, ok, ma un unico ancora attivo. Allora, in realtà dovremmo, diciamo, prestare attenzione sui contratti attivi. Nel caso di contratti terminati, sarebbe interessante capire la dimensione economica di questi contratti, nel senso che, come sapete, noi abbiamo associato, diciamo, ai contratti una dimensione dei criteri economici e abbiamo sottolineato che se ci sono dei contratti esecutivi che fanno capo alla stessa convenzione, vanno sommati. Quindi, direi che per rispondere a questa domanda sarebbe utile avere anche le dimensioni economiche dei contratti di cui stiamo parlando, perché se i due contratti terminati mi portano ad aggiustare il tiro. Sì, è così, dottor Zizzari, è così, nel senso che l'obiettivo del monitoraggio è quello di avere il polso dei contratti, però in questo caso, come lei sa, noi abbiamo imposto una soglia di contratti. Ora, se il contratto attivo rientra già da solo nel criterio economico previsto dalla circolare, ovviamente la domanda, diciamo, viene a cadere. Se gli altri due contratti hanno una dimensione economica tale per cui sommati a quello attivo comportano, per questo le dicevo, sarebbe interessante in questi casi, scriveteci pure, perché sarebbe interessante avere chiare anche le dimensioni economiche dei contratti. So se. Si dice che quello in essere è di 2 milioni. Ecco, quindi se ho ben capito, poi sommato agli altri due raggiunge 10. Quindi in tal caso, escludendo i chiusi, escludiamo il contratto dal monitoraggio? Dice ho un contratto da 7 milioni e altri da 1 milione. Quello in essere è di 2 milioni. Quindi Ecco, sì, quindi insomma, la raggiungiamo maggioranza. i 10 milioni. Allora, facciamo così. In questo caso, possiamo anche, se vuole, sentirci, però io devo capire bene i tempi dei contratti, diciamo, associati alle soglie. Lo facciamo volentieri, ripeto, la maggior parte dei casi noi vi invitiamo a considerare i contratti attivi, ma un elemento, diciamo, discriminante è rappresentato dalla dimensione economica di questi contratti. Sì, ho letto. E le ho risposto, quindi magari dobbiamo vedere anche le tempistiche. Lei mi dice 2 anni fa. Ecco, facciamo così, sentiamoci, non perché non, ma perché ho bisogno di altri dati in modo da essere puntuale nella risposta, che poi possiamo anche tranquillamente pubblicare in modo da condividerla con tutti. Ok, senti, se sei d'accordo, Maria Luisa, interromperei qui, farei la pausa e poi quando ritorniamo puoi riprendere e rispondere a Elisabetta Tacci prima di dare la parola ad Andrea eventualmente. Che dici? Ok, Va bene. Ok, ti seguo. allora facciamo 10 minuti di pausa soliti, quindi ci ritroviamo qui alle 15 e 40, ne facciamo un po' meno di 10 minuti, così rimaniamo nei tempi e rispondiamo a tutto. Allora, tra poco e buona pausa caffè. Grazie, a tra poco. Siamo ancora numerosi, vedo dall'inizio, quindi se vogliamo ricominciare, ci eravamo lasciati con Maria Luisa De Santis che aveva risposto alle domande di Antonio Zizzari. Ecco Maria Luisa,
Riprenderei Maria Luisa con la domanda, se vuoi, di Elisabetta Tacci, che dice: le VBS e il Gantt del piano di monitoraggio si riferiscono alle attività del contratto sottoposto a monitoraggio funzionali agli obiettivi individuati? La risposta è sì. All'interno del piano, come abbiamo detto, il piano di monitoraggio va, diciamo, definito per ogni singola iniziativa contrattuale, anche se, diciamo, standardizzato un piano, ovviamente, come voi sapete, poi va contestualizzato, all'interno del contratto in oggetto. Quindi, le VBS e i Gantt che definite all'interno del piano di monitoraggio del contratto X devono essere riferite a quel contratto. Quindi anche perché sapete che a secondo dell'oggetto del contratto potete prevedere, come dicevo prima, delle tempistiche, delle verifiche completamente diverse. Quindi su questo comunque avrete diciamo, modo di entrare nel dettaglio nella fase successiva, perché farete proprio, affronterete un esempio concreto e quindi vi risulterà tutto più chiaro rispetto alla semplice, insomma, descrizione che può essere fatta, teorica, diciamo. Ok? Allora Ok, io vi allora lascio, Patrizia. sì, se sei d'accordo lasciamo la Certo. parola ad Andrea Susa, che appunto ci porta Ok. proprio dentro alla costruzione del piano di monitoraggio, come dicevi tu, anche con degli esempi di tipo pratico. Vi ricordo che potete continuare sempre a fare le domande in chat e le sottoporremo ad Andrea alla fine della sua comunicazione. Prova a parlare, Andrea, vediamo se ti sentiamo. Salve, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Ok, benissimo, sì, Ok, buon web. grazie. Allora, entriamo praticamente a definire come costruire un piano di monitoraggio. Quindi abbiamo detto in questa prima parte praticamente che il piano di monitoraggio è un piano di progetto a tutti gli effetti e deve quindi avere tutte le caratteristiche di un piano di progetto. In modo particolare, per costruire un piano di monitoraggio ci sono delle fasi da seguire. La prima è definire il corretto approccio al monitoraggio di quel contratto, ovvero quali sono i desiderata dell'amministrazione per quanto riguarda il contratto da monitorare, ovvero un monitoraggio di tipo light, un monitoraggio di tipo strong, quindi qual è praticamente l'approccio al monitoraggio. Una volta identificato quale approccio al monitoraggio seguire, si può finalmente definire quali sono i processi e le attività da svolgere su quello specifico contratto. A questo punto si contestualizzano le attività e si costruisce appunto la VBS relativo Gantt. Allora, facciamo un esempio concreto, in modo particolare analizziamo un contratto, anche qui sempre convenzione Consip, servizi applicativi in ottica cloud, un contratto da 12 milioni di euro. Ovviamente tutti i dati che troverete sono inventati, quindi non prendetele per favore come chissà che come base, cioè i dati particolarmente sono inventati, quindi probabilmente potrebbe non tornare qualche somma, quindi vi chiedo scusa se non sono stato particolarmente attento, però consideriamo quindi un contratto da 12 milioni. Qual è la condizione per il monitoraggio? Essenzialmente abbiamo praticamente la soglia economica, quindi circolare paragrafo 2.2 lettera A, la durata del contratto sono 24 mesi dalla data di inizio delle attività. I servizi erogati sono servizi di sviluppo software e manutenzione. Sono previsti all'interno del contratto 8 SAL. I deliverable programmati sono ovviamente i rilasci del software, i SAL trimestrali. E ci sono dei servizi, ci sono praticamente le misurazioni dei KPI degli SLA che sono praticamente trimestrali. L'amministrazione prevede di fare un'attività di monitoraggio di tipo strong. Anzi, no, di monitoraggio, diciamo così, non è proprio strong questa qua, di monitoraggio, in cui abbiamo le seguenti caratteristiche: un gruppo interno di monitoraggio che farà quindi l'identificazione di obiettivi e indicatori, l'analisi del SAL e del SAC, stato avanzamento lavori, stato avanzamento costi del fornitore, la verifica dei livelli di servizio, il supporto al collaudo, la verifica function point, audit di seconda parte, misurazione degli indicatori e gestione della reportistica. Quindi, come vedete, tante belle cose da fare e cerchiamo di comprendere come queste si incastrano rispetto alle attività del fornitore.
Quindi, per prima cosa, noi non utilizzeremo, diciamo, il template generale, ma una sua praticamente, diciamo così, sintesi, nel senso che ci riferiamo solamente ad alcune delle aree sopra richiamate, e in modo particolare faremo descrizione del contratto, descrizione dell'attività di monitoraggio, organizzazione e responsabilità, gruppo di monitoraggio, piano dell'attività, VBS e Gantt. Allora, tipologia del contratto, come abbiamo detto, è un contratto praticamente da 12 milioni, in realtà prevede l'opzione del quinto d'obbligo per 2 milioni e 4, quindi per un totale di 14 milioni e 400. Data stipula, data inizio attività, durata 24 mesi e descrizione dei servizi. Quindi una tabella riepilogativa all'interno del piano che ci dà praticamente l'idea di che cosa andiamo a monitorare. In modo particolare, sono previsti praticamente il servizio di sviluppo software per 25.000 faction point, il servizio di manutenzione evolutiva, 10.000 faction point, il servizio di migrazione al cloud per 6.000 giorni persona, la manutenzione e correttiva del software per 5.000 giorni persona e servizi di supporto specialistico per 6.000 giorni persona. Quindi praticamente questa ci dà l'idea di qual è il contratto che andiamo a monitorare, un contratto di sviluppo software con una componente di supporto specialistico. Qual è la documentazione di riferimento? Anche perché, essendo un piano di progetto, questa deve riportare anche quali sono i documenti sui quali praticamente verrà fatta l'analisi. Quindi abbiamo praticamente tutta la documentazione che riguarda l'accordo quadro Consip, l'offerta tecnica del fornitore, il contratto quadro, il contratto specifico, il piano dei fabbisogni e il piano operativo. Ricordo che in questo tipo di convenzione, nelle nuove gare strategiche, non c'è più il progetto dei fabbisogni, ma si chiama piano operativo. E qui cominciamo le attività. Descrizione dell'attività di monitoraggio. Quali sono le attività di monitoraggio che si possono applicare a un contratto di sviluppo software? Sicuramente ci sarà un'attività di Project Management Officer, quindi avremo un PMO o un Project Manager o un ufficio a supporto del Project Manager, un processo di supporto a direzione lavori, un processo di gestione degli SLA contrattuali. Inoltre abbiamo identificato il supporto al collaudo, la verifica dei Faction Point e gli audit di seconda parte. Ora, queste attività che io svolgerò sul contratto devono avere una descrizione, che ripeto, non può essere di alto livello perché la sto applicando a un contratto specifico. Quindi, quando parlerò del processo di supporto a direzione lavori, parlerò del supporto a direzione lavori di quello specifico contratto. La stessa cosa per quanto riguarda il supporto al collaudo, la verifica dei faction point. Allora, andiamo a vedere. Attività classica, PMO. Allora, ci sono problemi con l'audio? Mi sentite bene? Patrizia? Sì, Andrea, Ah, vai tranquillo, ti sentiamo, sì. Allora, che cos'è il PMO di un contratto di monitoraggio? Essenzialmente sono tutta una serie di attività legate alla gestione tecnica del monitoraggio, ovvero sicuramente il PMO sarà quello che dovrà predisporre il piano di monitoraggio. Sicuramente sarà il PMO che dovrà prendere, ricevere tutta la documentazione del contratto per supportare la predisposizione del documento di screening. Dovrà gestire praticamente i contatti con fornitore e con il governo del contratto, dell'amministrazione, quindi RUP e DEC. Dovrà gestire i deliverable, quindi la consegna del delivero, la sua puntualità. Dovrà gestire il caricamento della documentazione della BIM. Quindi tutte attività classiche di project manager, di gestione progetto, perché ricordiamoci che il monitoraggio di un contratto è comunque un progetto. I deliverable di questa attività, del PMO, quali saranno? Il documento di screening, il piano di monitoraggio del contratto e lo stato avanzamento del monitoraggio, cioè un documento stato avanzamento lavori dell'attività di monitoraggio. Poi, quali sono le attività del processo di supporto alla direzione lavori? C'è sicuramente la verifica dell'effettiva erogazione del servizio, l'aderenza al piano operativo in termini di SAL e SAC, ovvero il fornitore mi darà evidenza nei SAL trimestrali delle attività svolte e quindi si andrà a vedere se effettivamente queste attività saranno disponibili oppure no.
Quindi aderenza al piano operativo in termini di SAR, stato avanzamento lavori, stato avanzamento costi, puntualità nella consegna dei deliverable da parte del fornitore, tutto quello che ha a che fare col ciclo di vita del software, la gestione delle non conformità. Che cos'è? Essenzialmente sono identificazione di anomalie, punti di attenzione o di criticità che possono degenerare in non conformità. L'identificazione reale di non conformità, ad esempio, un software sviluppato non supera un collaudo, la documentazione che è stata predisposta dal fornitore non è coerente con quanti sono, ad esempio, i template o il piano di qualità. Tutta una serie, quindi, di gestione appunto delle non conformità che deve essere chiaramente identificata. Come farla? Quali sono, diciamo così, gli input di questa gestione e quali sono gli output? E terminando praticamente la verifica dei possibili impatti, cioè quando io identifico una non conformità trova praticamente impatto sull'amministrazione. Se io rilascio un software che non è adatto, che non supera il collaudo e tutto quanto, ecco, che impatti può avere sull'amministrazione? Un ritardo in un procedimento amministrativo? Può avere un ritardo praticamente sul rilascio praticamente di servizi agli utenti? Quindi l'analisi dell'impatto della non conformità è soprattutto una delle attività fondamentali della gestione delle non conformità. E soprattutto, una volta che la non conformità è identificata, qual è praticamente il piano di rientro che ha definito il fornitore per poter rilasciare di nuovo, ad esempio, come dicevamo prima, quel software? E la gestione delle varianti in corso d'opera. Questi sono i processi che devono essere dettagliati all'interno praticamente della descrizione del processo di supporto alla direzione lavori. Quali sono i deliverable di questa attività? Sicuramente il rapporto trimestrale di monitoraggio, perché abbiamo detto che saranno rilasciati 8 rapporti di monitoraggio, il rapporto annuale AGID, che questo va predisposto e conservato dall'amministrazione, ma non inviato se non nel caso in cui l'amministrazione stessa non esca praticamente nel campione annuale di verifica, e il rapporto ex post quando servirà, quando al termine del contratto. Quindi queste sono praticamente la descrizione dell'attività che deve essere presente all'interno del piano, come queste attività verranno svolte dall'amministrazione nello specifico contratto. Poi il processo di gestione degli slack contrattuali. Qui è importante andare a verificare quali sono i tre passi, ovvero il primo passo fondamentale è la verifica del corretto processo di acquisizione dati e di misurazione che fa il fornitore. Cioè, il fornitore nel piano di qualità, questo sconosciuto perché è il documento diciamo più dimenticato in tutti i contratti di servizi, nel piano di qualità descrive esattamente il processo, gli strumenti con il quale lui analizzerà, rendiconterà i livelli di servizio. Ora, sarebbe necessario che questo processo praticamente venga verificato in qualche modo per dare confidenza all'amministrazione che il fornitore sta rendicontando dei dati reali. Altrimenti sarebbe necessario ogni volta che vengono rendicontati fare i controlli praticamente se i dati rendicontati sono corretti oppure no. Invece una, tra virgolette, certificazione del processo mi permette di essere confidente che quei dati sono effettivi e quindi magari invece di fare una verifica ogni SAL, ogni rendicontazione la posso fare a campione. Poi l'analisi dei dati e dei trend, cioè se un livello di servizio è puntualmente al limite della soglia prevista, ecco, probabilmente c'è un punto di attenzione che potrebbe degenerare in una non conformità. Quindi l'analisi dei dati e dei trend permette all'amministrazione di avere il polso sulla qualità effettiva erogata dal fornitore. Il supporto per la gestione delle penali. Ecco, questo è un altro, diciamo, punto dolente per quanto riguarda le amministrazioni, perché? Perché nel processo di gestione delle penali c'è sempre il contraddittorio, quindi c'è la necessità di andare a valutare dal punto di vista tecnico anche praticamente quali sono le motivazioni che hanno portato eventualmente a quel sforamento di quel particolare SLA, quali sono appunto le motivazioni adottate dal fornitore e andarle a valutare se queste possono essere un esimente oppure no all'applicazione della penale. Quindi, quali
Quali sono i deliverable di questa attività? Essenzialmente saranno schede. Schede che andranno sia nel rapporto trimestrale di monitoraggio, sia nel rapporto AGID che nel rapporto ex post. Il supporto al collaudo. Ecco, lo scopo di questa attività essenzialmente è dare supporto al DEC e alla commissione di collaudo nella verifica non tanto dei requisiti funzionali, perché a quel punto c'è sicuramente la commissione di collaudo, il DEC, gli utenti, ma soprattutto per quanto riguarda i requisiti non funzionali, per quali molto spesso le amministrazioni non hanno una reale praticamente competenza. Quindi, ripeto, creare questo gruppo trasversale può aiutare moltissimo nella gestione di questi requisiti non funzionali. Esempio, le performance, la user experience. Le ultime due sono le fondamentali, perché ci sono delle norme di legge che obbligano praticamente a rilasciare servizi accessibili, sicuri e nel rispetto della data protection. Quindi l'analisi dei requisiti non funzionali nel supporto al collaudo è sicuramente una delle attività che rende il monitoraggio fondamentale nella gestione dello sviluppo software. Per quanto riguarda anche qui i deliverable, quali saranno? Saranno deliverable che vanno inseriti all'interno della relazione trimestrale, nel rapporto AGID o nel rapporto ex post. Allora, verifica function point. Qui è essenzialmente una verifica molto, diciamo così, invasiva, perché è molto pesante fare la verifica dei function point, e va a misurare se quanto rendicontato dal fornitore è corretto o no rispetto praticamente allo standard del manuale IFPG. In questo caso l'ultima versione è il 4.3.1, poi dipende dalla tipologia di contratto a quale manuale corrisponde. Anche qui è essenzialmente andare a verificare una rendicontazione che altrimenti spesso le amministrazioni non hanno la capacità di andare a verificare. E come sapete, nei contratti di sviluppo software quasi tutto si fa a function point. Poi c'è sempre il classico modo di trasformare function point in giorni persona, ma quella è una deriva che cerchiamo di evitare. E quindi il supporto del monitoraggio in questo caso è un supporto ad andare a misurare, andare a verificare se quanto rendicontato dal fornitore è esatto oppure no. Vi ricordo, giusto per, così, per esperienza personale, di solito tra quanto rendicontato dal fornitore e quanto verificato successivamente c'è sempre uno sfrido, intorno al 3-5%. Non troveremo mai un conteggio, una verifica che è esattamente uguale a quella del fornitore, però sicuramente questo è importante, anche perché altrimenti si rischia anche un danno erariale, non indifferente. Poi c'è i processi di audit sui fornitori. I processi di audit sui fornitori, audit di seconda parte, anche qui entriamo praticamente in vincoli che sono contrattuali, ad esempio per l'utilizzo praticamente delle norme ISO 9001-20000 da parte del fornitore, le prescrizioni AGID sulle misure minime, oppure sulle linee guida di sviluppo sicuro, oppure si può utilizzare anche in questo caso il monitoraggio per fare quelle che sono degli audit di seconda parte sui fornitori previsti dalla normativa, ad esempio quelle in materia di data protection. Vi ricordo che potrebbe essere praticamente verifiche se il fornitore è anche responsabile del trattamento dei dati, quindi ci potrebbe essere praticamente delle verifiche a supporto delle attività del DPO, oppure quelle per quanto riguarda l'accessibilità, quindi la verifica dell'accessibilità delle applicazioni rilasciate dai fornitori. Le verifiche, comunque gli audit di seconda parte seguono la norma ISO 19011, vabbè, ma questo è un altro discorso. Anche qui sono attività che sono schede essenzialmente di attività che andranno rendicontate nel rapporto trimestrale, nel rapporto AGID e così via. Come vedete, queste sono descrizioni di alto livello perché non si può entrare realmente nel discorso se non in un contratto specifico, cioè avendo davanti il contratto, avendo avanti il piano operativo del fornitore, andando a misurare le attività del fornitore e costruire intorno praticamente quelle che sono le attività del monitoraggio. Quindi, finita la parte della descrizione attività di monitoraggio, si entra a definire ruoli e responsabilità, in modo particolare l'organizzazione.
Sicuramente abbiamo due organizzazioni specifiche, quella del governo del contratto, che ovviamente è standard, l'organizzazione del fornitore, qui ho riportato l'organizzazione prevista nell'accordo quadro Consip, abbiamo il RUAC, un responsabile unico delle attività contrattuali per il fornitore, abbiamo un ufficio di PMO, abbiamo un responsabile della qualità e poi abbiamo i responsabili dei vari servizi. Ora, di fronte a un'organizzazione di questo genere, quale potrebbe essere l'organizzazione del monitoraggio più adatta? Un'organizzazione potrebbe essere questa. Il responsabile del monitoraggio dell'amministrazione nomina un responsabile del monitoraggio del singolo contratto. Diamo supporto al responsabile del monitoraggio con un ufficio di PMO, che fa le attività che abbiamo visto prima, le attività di coordinamento e di program management. E poi sarebbe opportuno che per ognuna delle figure previste dal fornitore, responsabile del servizio, in questo caso GF, sviluppo software e manutenzione evolutiva, responsabile del servizio di manutenzione correttiva, responsabile del servizio di migrazione e responsabile del servizio di supporto specialistico, sarebbe opportuno quello di creare delle figure analoghe, quindi di supporto e di collegamento. Quindi avremo un responsabile del supporto alla direzione lavori, che è un processo per i fatti suoi, il responsabile attività di verifica, sviluppo, software e migrazione, quindi tutto quello che ha a che fare con il software specifico, a cui rispondono poi il responsabile del supporto ai collaudi e il responsabile verifica e function point, un responsabile dell'attività di verifica del supporto specialistico, quindi la parte consulenza, e un responsabile di audit. Quindi, come vedete, abbiamo incasellato i servizi di sviluppo nell'area gialla, il servizio di supporto specialistico, perché ovviamente essendo consulenza è particolare, nell'area grigia, e poi le altre due attività classiche del monitoraggio separate. È ovvio che poche sono le amministrazioni che possono fare un'attività di questo genere, ma saranno anche poche le amministrazioni che riescono ad attivare un contratto da 12 milioni di sviluppo software. Difficilmente riesco ad avere praticamente una piccola organizzazione che ha un contratto tale. È ovvio che contratti più piccoli avranno organizzazioni ridimensionate. Poi, gruppo di monitoraggio, praticamente, quali abbiamo? Avremo, come abbiamo detto, un responsabile del monitoraggio, quindi avrò un paragrafo in cui io mi troverò chi sono i responsabili, il loro nominativo e qual è l'attività che svolgono, quindi il ruolo e la responsabilità. E andiamo finalmente nelle attività specifiche di questo ruolo, ovvero praticamente la costruzione del piano delle attività con la VBS e il Gantt. Che cos'è il piano delle attività? Il piano delle attività non è nient'altro che il dettagliare direttamente le attività che io ho descritto sopra nel mio contratto. Quindi io avrò di fronte il piano operativo del fornitore, le date dei SAL e dei rilasci. E in base a questo io potrò costruire le attività mie, spezzandole in VBS, e potrò addirittura costruire un Gantt, quindi una temporizzazione di queste attività. In questo caso faremo un'attività un pochino più semplice, però andremo a vedere come. Vi ricordo che il piano operativo, sempre in questa particolare convenzione, è suddiviso in due macro piani, cioè il piano operativo generale, che è quello essenzialmente delle attività fisse, quindi sale e tutto quanto. E poi ci sono due piani operativi specifici, ovvero il piano di sviluppo software, che comprende praticamente al suo interno altri piani. Per ogni sviluppo è previsto un cosiddetto piano di intervento, che avrà tempistiche diverse. Quindi io avrò praticamente un macro piano con all'interno tanti piani. Questa è la struttura del contratto Consip. Allo stesso modo, anche le attività di monitoraggio verranno dettagliate così. Su uno sviluppo software io farò le attività in base a quelle che sono i rilasci previsti dal fornitore. Quindi andiamo un attimo a vedere. Quindi il piano di attività del monitoraggio dipende dal piano operativo del fornitore, dalla schedulazione delle attività di sviluppo software per ogni singolo intervento, dalle schedulazioni dell'attività di migrazione per lo specifico intervento,
tutta la schedulazione dell'attività di manutenzione del software, quindi manutenzione correttiva, quella sarà attività probabilmente continuativa, e dalla schedulazione dell'attività di supporto specialistico. Quindi ogni volta che viene attivato un intervento, viene creato un piano, quindi il monitoraggio cosa fa? Creerà un piano di monitoraggio per ogni singolo intervento. Quindi anche il piano di monitoraggio sarebbe opportuno che abbia le stesse caratteristiche di quelle del fornitore. Quindi un piano generale di monitoraggio con struttura stabile, nella quale io identifico le macro attività di project management, di supporto alla direzione lavoro e di audit, perché queste non sono influenzate dalle attività del fornitore, io le posso schedulare a priori perché so esattamente quando sono i SAL, so esattamente quando devo consegnare i miei deliverable e posso schedulare gli audit in base a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione. Diverso il piano specifico per servizio, questo dipenderà dai singoli piani di intervento. Quindi avremo un piano, un macro piano con una struttura stabile e tanti piani specifici che dipendono dalle attività del fornitore. Quindi la schedulazione sarà di questo genere qua, una schedulazione sarà gestione del piano e ripianificazioni ad evento. La gestione della BIM, che diciamo che ricordiamo che è di competenza del PMO, la gestione delle comunicazioni, la gestione dell'assessment del contratto, la gestione dello staffing e il piano di audit. Poi gestione delle SAL, gestione verifica adempimenti generali e gestione verifica SLA. Queste sono le attività del piano stabile che io posso pianificare a priori senza bisogno di andare a verificare le singole attività del fornitore. Quindi poi avrò il piano specifico di servizio che comprenderà la schedulazione generale delle attività, la gestione quindi generale del servizio, la verifica del piano generale di sviluppo e quella sui singoli interventi. Quindi per ogni singolo intervento software, verifica della completezza della documentazione nel ciclo di vita del software, quindi ad esempio consegna dell'AR e dell'SR, quindi analisi dei requisiti e specifica dei requisiti. Verifica praticamente ad esempio, se è previsto praticamente degli stati intermedi, quindi la documentazione intermedia, quindi l'analisi delle banche dati, l'analisi praticamente delle tabelle entità relazione e così via. Arriviamo fino al pronto e al collaudo, quindi la verifica che tutta la documentazione è stata prodotta, compresi i manuali utenti, la verifica del piano di collaudo, poi supporto al collaudo specifico con le attività specifiche appunto del collaudo, quindi la verifica dei requisiti non funzionali e tutto quanto, e al termine, quando il fornitore produce il conteggio Function Point, la verifica dei Function Point. Stessa cosa per l'attività di supporto specialistico. Quindi, come vedete, sono tutte attività che, mentre la parte a sinistra la posso fare a priori, praticamente conoscendo solamente il piano operativo generale, l'altra va fatta e schedulata sui singoli piani di intervento, quindi sulle attività specifiche che vengono fatte per ogni rilascio software, o per ogni migrazione, o per ogni supporto specialistico. A questo punto, avendo definito da questa parte le attività, posso andare a costruire, in realtà l'abbiamo già fatta qui la VBS, posso andare a costruire la VBS e temporizzarla. Ovvero, ad esempio, attività di PMO, che è la più semplice da fare. Quindi è un'attività di primo livello praticamente che mi prenderà tutto il primo novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, in realtà mancherebbe aprile, va bene, tutto il primo semestre e poi praticamente, anzi no, scusate, era fatta apposta per arrivare al primo trimestre del 2023. Quindi ho una visibilità di 5 mesi. Quindi è l'attività, in realtà l'attività di PMO è continuativa, però andiamo a vedere all'interno della VBS le attività che sono state identificate, revisione preliminare del contratto, durata circa un mese, qual è praticamente il deliverable di questa attività? Esattamente la scheda di screening, il documento di screening. Predisposizione BIM, sempre a novembre, quindi durata di un mese, e qual è praticamente il suo deliverable? Pronto al collaudo della BIM. Predisposizione al piano di monitoraggio generale specifico. Che qui sempre un mese per l'attività, staffing del gruppo di monitoraggio, perché vi ricordo che
per come è stata stabilita questa tipologia di monitoraggio, prima parte il PMO e poi parte l'attività di monitoraggio vera e propria. Quindi, e poi cominciamo con la gestione del saldo del fornitore. Prima è prevista a gennaio, l'attività durerà 2 mesi perché? Perché essenzialmente io il SAL lo ricevo, lo analizzo e predispongo praticamente il mio documento praticamente di analisi del SAL. Quindi diciamo che 2 mesi è più o meno la tempistica corretta per fare questo tipo di analisi. Gestione del SAL di monitoraggio, questa invece è l'attività di project management del monitoraggio stesso, anche qui prevista a marzo, quindi lista di avanzamento dell'attività di monitoraggio, quindi la rendicontazione di quanto ho fatto. La reportistica, che è prevista praticamente sicuramente per il primo mese, perché avrò da produrre il documento di screening, come abbiamo detto, a dicembre non mi ricordo che cosa avevo deciso di produrre, vabbè, comunque è così, a febbraio e a marzo, perché avrò praticamente la gestione dei SAL di monitoraggio e quelle del fornitore. Quindi, come vedete, la VBS non è nient'altro che una chiara identificazione delle attività riportate praticamente per singolo evento. Un'attività può avere più eventi e ovviamente viene temporizzata in base all'evento che viene considerato. Anche qui, ad esempio, verifica degli adempimenti generali di contratto, attività di tipo continuativo, verifica dei processi relativi agli Slack API, lo faccio una sola volta perché era questa sorta di certificazione che il processo messo a punto dal fornitore per gestire gli Slack API è corretto, la gestione dei SAL, quindi SAL 1, SAL 2 e così via, la gestione delle varianti ad evento, se c'è, se parte c'è, la gestione dei rilievi non conformità, anche questa è evento, e reportistica per quanto riguarda la gestione generale. Quindi, come vedete, si parte praticamente dalla descrizione dell'attività e si crea praticamente la VBS per ogni singola attività, mettendo l'attività di primo livello, schedulazione l'attività di PMO, attività di secondo e poi, man mano, attività di terzo livello, a seconda delle varie attività che trovo. Poi, gestione piano di intervento specifico, alla data non so pianificarle perché siamo ancora all'inizio contratto, quindi non ho ancora visibilità degli sviluppi software che sono stati identificati, però anche qua verifica il piano intervento specifico, intervento 0x, verifica il rilascio della documentazione e così via. Quindi, come vedete, questa è una classica struttura semplificata di un piano di monitoraggio su uno sviluppo software. Allora, io ho finito con questo intervento, spero di essere stato un po' chiaro, se ci sono domande. Allora, Andrea, c'è una domanda di Umberto Murano. Te la leggo. Che arco temporale deve coprire il monitoraggio e il relativo piano? Ad esempio, se si assumono obiettivi tipo aumentare il numero di utenti che utilizzano i servizi web del comune e per tale ragione si sottoscrive un contratto per delle evolutive software che li renda più semplici ed intuitivi, l'obiettivo può essere misurato solo successivamente alla Sì. chiusura del contratto, anche dopo anni? Allora, in generale, diciamo così, un progetto di monitoraggio, chiamiamolo così, copre la durata contrattuale più 6 mesi successivi al contratto. Quindi diciamo che questa è un po' la finestra temporale. Ciò non toglie che molti obiettivi potranno essere misurati, ad esempio, a un anno. E come il project management ci insegna, quando si fa il business case e tutto quanto, posso andare a misurare questi obiettivi non nel singolo, cioè attraverso il monitoraggio del singolo contratto, ma proprio avendo, ad esempio, un gruppo interno che si prende carico, dopo la relazione ex post, di andare a misurare il raggiungimento di certi obiettivi. Ricordo che il monitoraggio è fatto per l'amministrazione, cioè il raggiungimento di quegli obiettivi è un patrimonio dell'amministrazione. L'AGID che va ad esempio a leggere le relazioni ex post, tutto quanto, non è che vi dice ah, hai raggiunto o non hai raggiunto l'obiettivo. Ovviamente l'amministrazione che va a misurare il raggiungimento dell'obiettivo, ad esempio, dopo un anno. Se vi ricordate, nella scorsa volta nel documento di screening avevamo messo, ad esempio, per alcuni obiettivi,
a un anno dalla chiusura del contratto o dal rilascio dell'applicazione praticamente in esercizio. Quindi diciamo che in generale un progetto di monitoraggio ha durata del contratto più 6 mesi. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, questi potrebbero essere misurati anche successivamente, sempre a cura del gruppo di monitoraggio. Perché, ripeto, è un patrimonio dell'amministrazione il raggiungimento di quegli obiettivi, non è tanto un'attività che rimane scritta semplicemente in un documento come la relazione ex post. Non so se sono stato chiaro. Allora sì, in questo momento non ci sono altre, ecco no, c'è Umberto Murano che ti chiede ancora, quindi l'interlocutore non è solo il RUP e il No, DEC. l'interlocutore del monitoraggio in realtà sono molti attori, ovvero il responsabile del monitoraggio si relaziona, o meglio, o responsabile del monitoraggio di un singolo contratto si relaziona sicuramente con RUP e DEC, si relaziona anche con il fornitore e con la commissione di collaudo. Perché? Perché essenzialmente le sue attività sono sempre a supporto del governo di un contratto. Quindi le relazioni, infatti, uno dei paragrafi che abbiamo visto prima nel piano generale che abbiamo considerato per il monitoraggio, c'è cioè la gestione delle comunicazioni. Proprio perché il monitoraggio, il gruppo di monitoraggio si interfaccia con tantissime figure, sia lato fornitore si deve interfacciare con tutti i responsabili di servizio. Lato amministrazione molto spesso si interfaccerà non soltanto con RUP e DEC, potrebbe interfacciarsi anche con gli utenti, nel caso ad esempio del supporto al collaudo. Quindi diciamo che c'è un'enorme platea di interfacce che dovrebbero essere definite e per questo serve anche una gestione della comunicazione. E poi un'altra cosa che ti chiedo io, perché forse è bene ribadirlo, lo ricordo dal ciclo precedente, deve avere qualifiche particolari il responsabile del monitoraggio? Allora, Deve essere laureato? no, Deve avere allora, delle certificazioni no, particolari? allora, no, nel senso che la circolare identifica semplicemente il responsabile del monitoraggio all'interno della struttura dell'RTD e che abbia praticamente un dirigente o un funzionario apicale. Non ci sono caratteristiche. Quello che invece vengono definite e identificate sono le competenze del gruppo di monitoraggio. Cioè il gruppo di monitoraggio deve avere competenze per quanto riguarda, ad esempio, la parte, diciamo, legislativa normativa, quindi la conoscenza del codice degli appalti, deve conoscere le best practice in ambito IT, quindi ITIL, COBIT, ad esempio, oppure altre. Deve essere ovviamente a conoscenza di quelle che sono, diciamo così, le pratiche del project management. Se ad esempio devo andare a fare il monitoraggio di un contratto dove il mio fornitore utilizza una metodologia agile, è ovvio che io non posso utilizzare una metodologia classica perché a quel punto le mie attività di monitoraggio andrebbero a cozzare con le attività classiche agile. Quindi, ripeto, è sempre questo l'approccio. Diciamo che il gruppo di monitoraggio nel suo totale deve avere ottime competenze, project management, normative, best practice in ambito IT, sicuramente cyber security e data protection, proprio perché sono le competenze eventualmente per un supporto al collaudo. Non ci sono caratteristiche fisse per quanto riguarda il responsabile del monitoraggio. Ok, ci sono altre domande che volete porre in chat oppure c'è Maria Luisa che vuole integrare, vuole aggiungere qualcosa? Microfono? Adesso mi sentite? Sì? Ok, grazie Patrizia. Io direi che diciamo in chiusura di questo terzo webinar che abbiamo diciamo, affrontato in questo mese di novembre, chiederei comunque ai colleghi che insomma, ci hanno seguito. Alcuni io ho verificato, ho
o meglio, ho consultato l'elenco dei partecipanti per farmi un'idea anche diciamo, dell'utilità di questi corsi, nel senso che, diciamo che Agid non è ovviamente un ente di formazione, noi ci stiamo, diciamo, cimentando in queste attività proprio per cercare, insomma, di risolvere quelli che possono essere i vostri dubbi e di diffondere i contenuti della circolare, evidenziando, come vi ho detto, diciamo, innumerevoli volte, che l'obiettivo non è quello di caricarvi di ulteriori attività, diciamo, quotidiane. Quindi chiederei veramente a tutti i colleghi che ci hanno seguito di farsi portavoce all'interno dei vostri enti, proprio per cercare di, come dire, strutturare questa attività e magari anche col nostro, diciamo, con la nostra collaborazione, il nostro affiancamento, di creare appunto queste strutture di monitoraggio che vi aiutino a garantire una governanza corretta. In realtà, come ha sottolineato uno dei vostri colleghi, durante diciamo, mi pare, il webinar della settimana scorsa, l'elenco di monitoraggio, l'elenco dei responsabili di monitoraggio che è pubblicato sul nostro sito evidenzia, insomma, che siamo comunque in una fase ancora, diciamo, di, come dire, di partenza della creazione delle strutture di monitoraggio, come in realtà poi è stato anche con l'RTD per il piano triennale, per l'identificazione dell'ufficio alla transizione al digitale, insomma. E abbiamo tra l'altro fatto anche degli incontri mirati con le regioni e con alcune PAC centrali. Quindi vi anticipo che alcune amministrazioni hanno ricevuto anche diciamo, delle note di sollecito nei confronti degli adempimenti previsti dalla circolare. Sarebbe comunque sicuramente più produttivo iniziare queste attività insieme senza dover comunque formalmente diciamo invitarvi a farlo, perché la maggior parte degli enti che l'hanno fatto hanno comunque riscontrato l'utilità di tutto quello che diciamo siamo qui puntualmente a ripetervi. Quindi, tra l'altro, ultima cosa che vi dico, ma diciamo è in fase ancora embrionale, vorrei lanciare la costituzione di un, prevedere, lanciare la costituzione di un gruppo di lavoro. Credo ci sia forse qualche problema con la webcam, perché vedo che si sta oscurando. È un gruppo di lavoro per la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione di una BIM. Come vi avevo accennato, uno degli allegati, in realtà ad oggi mancanti, ma non casualmente, ma volutamente, è quello legato alla base informativa di monitoraggio. Quindi noi abbiamo, che è uno strumento fondamentale, tra l'altro, per aiutarvi nelle vostre attività. Abbiamo peraltro già una bozza di questo documento che insomma mi piacerebbe condividere con dei referenti, magari insomma partirei dalle regioni, qualche rappresentante di qualche regione interessato, insomma mi può scrivere al riferimento mail, ripeto, costituiremo un gruppo di lavoro formale per raccogliere i vostri contributi e definire un documento che concretamente possa la Regione Puglia interessata. La ringrazio per l'attenzione, insomma, anche perché le regioni del Sud hanno, diciamo, necessità di far sentire la loro presenza, ecco, parlo tra l'altro la Regione Siciliana e la Regione diciamo Calabria sono tra l'altro oggetto di monitoraggio all'interno del campione individuato quest'anno, quindi insomma
L'obiettivo che ci siamo posti, ecco, è almeno quello di definire una struttura, dico, non dico definitiva, ma embrionale all'interno delle regioni che in questo momento si trovano più che mai a dover gestire una serie di progetti complessi. E siamo partiti 2 anni fa, e in realtà nessuna regione, diciamo, aveva comunque, come dire, si era mostrata interessata ai contenuti della circolare, nel senso prevedendo la nomina del monitoraggio, la strutturazione dell'organizzazione interna, e quindi adesso stiamo procedendo in tal senso. Quindi mi scriva pure se c'è qualche altra regione interessata, io individuerei magari 2 regioni e una pubblica amministrazione centrale, in modo da rappresentare anche una città metropolitana, in modo da avere una platea. Per ora non mi rivolgo ai comuni, ma diciamo cerchiamo di coinvolgere queste realtà che hanno delle dimensioni, diciamo, leggermente più, diciamo, delle organizzazioni più complesse, ecco, perché immagino che i comuni siano da questo punto di vista magari un po' più in difficoltà in questo momento. Quindi io vi ringrazio per la partecipazione, per anche le domande che ci aiutano a focalizzare magari determinati punti sui quali, diciamo, approfondire e darvi soprattutto dei suggerimenti, magari con delle FAQ che pubblicheremo sul nostro portale. Colgo l'occasione anche per ringraziare Patrizia e lo staff di Formez che ci ha supportato, insomma, in questa attività di monitoraggio. Allora, grazie mille, grazie Vi tantissimo. saluto. Grazie. Allora, ringraziamo i nostri due esperti, Maria Luisa De Santis e Andrea Susa. Voi sapete ormai che loro rispetto a questo tema sono da considerare punto di riferimento. Avete i loro indirizzi appunto sulla slide che adesso è sullo schermo. Chi si vuole candidare, come diceva appunto Maria Luisa De Santis, può utilizzare questi indirizzi. La Regione Puglia l'abbiamo avuta, diciamo, vicina a tutto, sempre il progetto come soggetto molto attivo e anche come buona prassi, diciamo, rispetto per esempio all'organizzazione, rispetto alle reti D, eccetera, eccetera. Quindi continua nella tradizione di questo progetto a essere un punto di riferimento. Invitiamo appunto eventualmente anche altre regioni, altri soggetti interessati a contattare. Noi vi ricordiamo che questo è l'ultimo appuntamento per questo ciclo di webinar su questo tema, ma ne sono in programmazione altri all'interno del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale. Vi raccomandiamo di rimanere collegati sempre sulla home page del sito del Formez e di guardare appunto gli eventi che vengono di volta in volta pubblicizzati. E per stasera appunto vi salutiamo, vi ringraziamo sempre perché siete molto attenti e numerosi fino alla fine. Grazie mille e a risentirci presto.